Io sono Loretta Stella e guardo le erbe da 40 anni. Quando è finito il movimento politico, non sapevo più cosa fare e romanticamente, come tanti, vado in campagna e ho trovato la mia strada perché ho imparato a fare la contadina, contemporaneamente guardavo le erbe, le imparavo e quando un'erboristeria mi ha chiesto di fare dei preparati, ho fatto un salto di qualità. E qui ero nell'entroterra della Romagna. Poi mi sono spostata più in alto, sono andata nel Mugello a fare medicinali, li portavo giù e ci vivevo. Poi altro salto di qualità quando le erboristerie hanno cominciato a utilizzare erbe coltivate. Era semplicemente altro commercio, come uno va dal medico, andava dall'erborista, non cambiava niente. In più la qualità dei preparati con le erbe coltivate ha un terzo di efficacia. E quindi altro salto di qualità. Ho chiesto alla Luna di pagarmi le bollette. Laura, fatti vedere! Brava, grazie! E sono andata in Umbria, sempre una vita molto in comune, sia nel Mugello sia in Umbria. L'ideale romantico di poter fare le cose insieme, averne dei vantaggi. Poi vabbè, la vita riserva delle sorprese. Ho voluto conoscere mia mamma e la morte mentre lei l'aspettava, io l'ho aspettata insieme a lei per 6 mesi. È stata un'esperienza forte, mi ha cambiato molto. Non sono più riuscita a tornare nella vita che facevo prima e ho deciso di fare l'eremita sul Monte Nerone. Quando il tempo lo permette, è abbastanza umido, non c'è rischio di incendi, a Rocca Leonella
si accendono le carbonaie. Si fa la carbonella e il carbone. Oh, ciao Loretta. Non ti do la mano. Meglio. Allora? Come fai? Faccio la carbonella. È fatica. Questa è una tradizione che dici usi da 500-600 anni fa. E mi hai visto fare la carbonella? Dall'inizio alla fine no. Allora bisogna che ti insegni. È vero. Ho messo in mezzo un bastone. Vedi, quel palo lì mi serve per dopo tirarlo fuori per accenderla con la torcia. Per fare il cammino. Adesso buttiamo su un po' di legna e dopo, tra qualche giorno, speriamo di dargli a fuoco. Sotto ci metti i fascetti, poi la rinfondo con la legna fina. Dopo sopra vedi che... Dopo metti altri fascetti e altra legna fina. Altra legna fina. Adesso quando questo qui ho finito il giro, metto subito il sopra, perché solo quando mi rimane troppo lontano... Un puzzle. Questa qui, quanto dopo io gli do fuoco, se sopra metto la legna lunga così, il fuoco mi viene subito in cima, non riesce a cadermi dentro. A cadere dentro. Addio. La torcia non l'ho mai vista. La torcia è un altro bastone più fino, gli metto uno straccio, la imbevo con la nafta e poi dopo gli do fuoco. Qui vedi, non gli faccio il camino come al carbone, perché questa qua la faccio ardere più veloce, nel giro di 12 ore è cotta, la ripulisco, dopo ti chiamo quanto divento nero a cavallo. Sì. Sono stata accettata e mi gratifica molto. Ho trovato una realtà di montanari con delle tradizioni, con delle storie. È andato tutto abbastanza bene, perché accettare una donna da sola che non chiede, non ha bisogno, all'inizio c'è stata molta diffidenza. Lo sapevano che faccio le erbe, chiaro, mi vedevano. Ero sempre in giro perché era tutto nuovo, ero sempre su e giù per i monti. Trovavo delle erbe davanti alla porta, sul gradino. Erbe diverse, e però non vedevo nessuno. Uno di questi signori della comunanza stava cercando un'erba e si chiedeva se era una di quelle che mi aveva messo sulla porta. Ah, siete stato voi. Sembrava che quest'uomo stesse molto male. Siccome serviva per la prostata, io con la mia tecnica di togliere quello che non mi serve, mi stavo giusto chiedendo cosa ci faccio con quest'erba, che a me non servirà mai. Al momento giusto Franco mi ha detto: è quella che sto cercando io. Gliel'ho fatta vedere, gliel'ho data, gliel'ho fatta piantare. Dopodiché voleva in qualche modo ringraziarmi. Gli ho chiesto: mi faccia entrare nella comunanza. È la comunanza degli uomini originari di Rocca Lionella. E io non sono né uomo né originario. Comunque mi hanno accettato. Cioè, hanno capito prima di me che vado bene per la montagna, che vado bene per questo durissimo posto. Stanza Felici lo conosco da 30 anni, siamo vecchi amici. Lui è nato a Piobbico e vissuto in Romagna. Io sono nata in Romagna e vivo a Piobbico. Costanzo Felici è un medico naturalista che ha descritto le piante della nostra zona. Era innamorato di sto spazio. Le erbe che conosceva lui le conosco tutte benissimo, anche con i nomi. Perché i nomi dialettali riportano i vecchi nomi che si usavano nel Cinquecento. Le erbe le ho trovate tutte raggruppate nei posti, per esempio, molto vissuti, tipo dove era la vecchia rocca.
le erbe sono rimaste selezionate tutte quante. Come lui non ha avuto difficoltà a censirne tante, e io ho avuto la stessa facilità a ritrovarle tutte. Quivi, meglio che in ogni altro luogo d'Italia, produce il cielo con i suoi dolci e benigni influssi semplici preziosi, onde al suo tempo non solo dalle vicinanze, ma dalle remote contrade ancora, vengono i più eccellenti conoscitori delle mirabili virtù a raccogli. Altre cose di uguale meraviglia, dentro e fuori del Nerone si scorgono, che ad una volendo io dimostrare si stancherebbe il lettore di leggerle e la mia penna di scriverle. Sì, ho cambiato molte cose dal ristorante di Rimini, ho imparato a fare la contadina, ho fatto le erbe per un laboratorio, ho fatto vita in comune, ho cambiato completamente regione, amicizie, modi di vivere, con un filo che mi ha sempre seguito ed è quello delle erbe. Nei miei 5 metri di terra tolgo quello che non mi interessa e vedo quello che arriva. E man mano che si fa un piccolo spazietto arriva qualcosa di nuovo. E quello che arriva è quello che mi serve a me o agli amici. Tanto con le erbe dai tessuti al cibo, alle medicine, al lusso dei profumi. Cioè, si può fare tutto come si faceva ed è molto più facile. Se mi serve dell'insalata, non faccio 6 chilometri per trovare uno schifo di supermercato, basta che faccio pochi passi e c'ho la migliore. È tutta un'economia molto comoda. In effetti mi manca a questo punto un'allieva. Io non ho voglia di scrivere, racconto volentieri, insisto, insegno. Lo so che dovrei in qualche modo trasmetterle queste cose. Non solo la conoscenza delle erbe di per sé, ma tutta la storia che ha portato alla situazione di oggi, che da 2 generazioni non riconoscono più un'insalata o un'erba da cucinare o una malva per il mal di pancia. È una storia che va trasmessa da una donna a un'altra donna. Non è razzismo, è sensibilità ed è un approccio diverso del sapere. La vedi l'altra che domina, che c'era per tutto in mezzo alle crepe? Prova un po' a prenderne un rametto. Buona! Quella è Satureia
Montana, dai satiri. Si pensava che avesse proprietà afrodisiache. È un ottimo disinfettante intestinale, per la gola, i frumenti. A settembre si riempie di fiorellini bianchi rosati, anche stupenda, bella da vedere. Qui lo vedi, è pieno. Qui c'era il castello, la rocca di Leonello. Là sotto c'è il mulino che serviva alla rocca. Di nuovo completamente tappezzata di santoreggia. Più sotto, seguendo, c'era l'eremo di Morimondo, alla lo stesso terreno, però lì non c'è per niente. Per niente. Infatti nei monasteri era vietato coltivare la santoreggia. Presunte proprietà afrodisiache. Le erbe mi seguivano, però ho imparato a guardare la natura da un altro punto di vista, di osservare come le persone si approcciavano alla natura. Perché il mio modo è unico. Io mi ricordo dove sono le piante, come si chiamano, a cosa servono. Però mi sono accorta a un certo punto che non dovevo studiare niente perché sapevo già tutto. Basta lasciare andare i piedi e le erbe che mi serviranno mi dicono di venire con me. Non devo più fare tanti calcoli. E questo però succede una volta, non ci credi, la seconda volta cominci a avere dei dubbi. Poi prove abbastanza eclatanti e allora mi sono arresa che so già tutto. Devo solo ricordarmelo. Allora, cosa vedi? Allora, cosa vedi? Quella la conosco. Mo mi rialzo un attimo. Questa qua. Quella la conosci. Però non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo cos'è. Quella è l'unica pianta pericolosa che c'è qui in giro. Ah. È la bella donna. Oh! Questa sì, che è una droga. Sì, la droga totale. Si chiama atropa. Quella che delle parche che taglia il filo. Si muore. Si muore come? Allora, che cosa si mangia di questa? È pericolosa perché fa delle ciliegine rosse invitanti e dolci. Con tre un bambino muore per paralisi respiratoria, quindi attenzione. Che fossero usatissime da quando si conosceva l'uso delle piante, questo è un altro discorso, però si sapeva come utilizzarle. Anche le piante psicotrope degli altri paesi, nei loro paesi non sono pericolose. Solo quando arrivano da noi, sotto forma commerciale, e da noi che non ne conosciamo l'utilizzo, che non fa parte della nostra cultura. Ma questa come si usava? Si usava soprattutto come anestetico per le operazioni chirurgiche, per i condannati a morte, come pianta psicotropa anche, perché anche quello aveva un utilizzo sociale, cioè? Diciamo. Vabbè, prendiamo un corpo malato, ha deciso di essere ammalato, per far sì che questo corpo decida di prendere un'altra strada. Devi anche cambiare. Certo, devi cambiare decisione, devi cambiare idea. Sì. Ecco, fare il vuoto e cambiare idea, questo era l'utilizzo delle piante psicotrope, come le altre nelle altre culture.
Oh, e questa cos'è? Eupatorium cannabinum, canapa acquatica. Ma questo è un maschio? No, no. Quello è una femmina che riproduce femmine, che riproduce femmine. Vedi qualche differenza? No, no, no. Le piante adottano la propagazione sessuale solo se la razza rischia di estinguersi, altrimenti la castagna fa le castagne, da cui nascono castagne, eccetera, eccetera. È una propagazione agamica, A negativo, senza gameti, o partenogenetica. Partenos vergine, hai presente la Madonna? Sì, i primi tempi era molto più eccitante, adesso so dove sono tutte le erbe, non è più così. Adesso gioco a collegare i vecchi spazi, riconoscere dove era vissuto anche senza saperlo, guardando le erbe. Questo è il gioco di adesso. Qui che mi piace molto è, allora, primo i vecchi libri che mi danno delle indicazioni di come era, poi i ruderi e la storia del territorio. Qui è rimasto intatto, ci sono tanti mulini, monasteri, rocche, le vecchie residenze. E la cosa più interessante chiaramente è, dai vecchi libri ai vecchi spazi, ritrovo quello che leggo qui, lo ritrovo là. Toc toc! Toc toc? Allora, un sambuco, un sambuco, una porta, un muro, un antico insediamento, un posto vissuto nei secoli. Il sambuco di protezione sempre davanti. Anche se non c'era il muro, due sambuchi così molto probabilmente era vissuto. Quindi l'entrata di una cittadina. È permesso? Lo vedi il monastero? Lo immagino il monastero. È là sotto. Appunto. No, ci sono stati anche due grossi terremoti sul Monte Nerone. Comunque puoi vedere parecchie cose anche solo così. Se non c'era molta calce, non c'era la parietaria e l'ortica. Quindi oltre al sambuco e oltre ai documenti, anche le erbe ti danno indicazioni come vivevano. Ortica e parietaria insieme sono il cibo più sano e più gradevole che c'è. E questo contorno e proteine. No, allora, questo modo di vegetare, la foglia nel, no? A piani, sì. È tipico dei gallium, cagli, quasi tutte servivano per la lavorazione del formaggio. Ah. Con questo qui conservavano e profumavano i formaggi. Ogni posto c'è tutto quello che serve. La storia della medicina accademica la conosciamo. Tutto è stato documentato, tutto è stato ricercato, studiato e scritto. L'altra storia delle erbe, parallela, che dalla preistoria ha significato prendersi cura della famiglia, delegata alle donne, che non sapevano scrivere, quella storia lì non è più ricostruibile.
Ci sono delle figure particolari anche nella storia della medicina accademica. Per esempio, Trotula de Ruggeri della scuola salernitana dal 1000 al 1059, lei ha diretto la prima università. Un'altra eccezionale di quell'epoca è Hildegarda di Bingen. Allora, nel 1200 succedeva che tutti i cadetti della famiglia dovevano entrare in monastero. Lei era di una ricca famiglia, le ha comprato e fabbricato un monastero dove voleva lei, l'ha nominata badessa. La sua furbizia è stata convincere il Papa che lei riceveva ordini direttamente da Dio. Ha scelto le ragazze migliori della società dell'epoca, vestivano di bianco, portavano i capelli lunghi, imparavano la danza, la musica, la pittura. Ha disegnato le emozioni, la malattia che provocavano e il regime alimentare e le erbe che curavano questa determinata situazione. Quindi ha inventato la psicosomatica, ha utilizzato le pietre, è stata una pioniera di tutta la New Age. Ciascuno di noi ha un dono, ha un regalo, ha una cosa che può fare solo lui. Io ho avuto la fortuna di trovarlo. Penso di essere pronta ad andare a fare ancora più l'eremita, però non ci sono case più in alto di qui, ci sono solo i lupi, non so, forse resto.